Sono Cecilia e frequento il terzo anno del liceo scientifico tradizionale e all'inizio ero un po' indecisa sulla scuola da scegliere, però poi agli Open Day mi sono convinta sul liceo scientifico grazie agli esperimenti e alle relative spiegazioni che ci sono state date. Sono Lorenzo, frequento il quarto liceo scientifico. Diciamo che ho scelto questo indirizzo perché mi sono sempre piaciute le materie scientifiche come la fisica, la chimica, la matematica soprattutto. E quindi appunto il liceo scientifico è sempre stata la mia scelta preferita. Sono Nicola e frequento il quarto anno dello scientifico tradizionale e mi sento di consigliare questo indirizzo a chiunque, in quanto l'obiettivo dello scientifico tradizionale non è orientarci in una direzione specifica, ma fornirci un metodo di studio e una preparazione a tutto tondo utili in qualsiasi campo di studi e nella vita in generale. Sono Alessia, frequento il quarto anno di liceo scientifico e consiglio questo indirizzo sia a chi è ancora indeciso sul proprio futuro e attraverso diverse materie di indirizzo può capire qual è la propria strada, e sia a chi ha voglia di conoscere, scoprire e non si arrende alle prime difficoltà. Nel mio indirizzo mi piace la varietà delle materie, infatti noi passiamo ad esempio dalla fisica alla storia dell'arte e inoltre mi piace anche il fatto che tutto lo studio e tutto l'impegno viene poi ripagato, dato che sono cose che comunque mi serviranno per il futuro. Allora, quello che mi piace di più dell'indirizzo dello scientifico è che le materie che vengono studiate, come ad esempio quelle scientifiche come la fisica, la matematica, la chimica, non vengono mai studiate singolarmente, ovvero sono sempre accompagnate dalla componente umanistica, le materie come storia dell'arte, filosofia, letteratura, e quindi tutti gli insegnamenti che ci vengono forniti vengono sempre visti da due punti di vista diversi che appunto non entrano mai in contrasto, ma sono messi insieme. Vi aspettiamo alle 9:30!